Lei è da sempre impegnata a promuovere il cibo, l'arte, la cultura, l'impegno dell'Italia nel mondo. Oggi al Festival del Cinema di Roma, che cosa si prova? Allora, io oggi ho presentato una coproduzione internazionale molto ambiziosa, perché è tratta dal romanzo di Angelo Longoni, Modigliani Principe, un romanzo che ha avuto molto successo, è stato tradotto in 10 lingue, e da questo romanzo abbiamo appunto messo insieme una coproduzione che coinvolge Italia, Francia, Spagna, Serbia, Polonia, quindi un progetto davvero internazionale, e tra l'altro cercheremo di venderlo a tutto il resto del mondo. Sono felice perché io credo che il cinema italiano abbia quelle potenzialità per conquistare il mondo. Naturalmente, se si fanno dei progetti che hanno più coproduttori, che significa che diventano più forti dal punto di vista economico e anche distributivo, il film italiano ha possibilità maggiori di entrare nel mercato internazionale. Quindi questo era l'obiettivo. Oggi poi abbiamo presentato anche prodotti agroalimentari, sì, dell'eccellenza italiana, ma anche dei tentativi di fusion fra Italia e Spagna, Italia e Serbia, e infine abbiamo concluso l'evento con la sfilata di moda di un grande stilista serbo che però ha studiato a Roma, ha studiato da Valentino, e quindi è la perfetta unione dal punto di vista della moda e dello stile di Italia e Serbia. Secondo lei perché il cinema italiano non ha ancora definitivamente conquistato il panorama mondiale? Perché secondo me in questi ultimi anni è un cinema che si è rivolto soprattutto al mercato italiano, con storie carine che vanno bene, che però hanno difficoltà a valicare i nostri confini. Ecco perché bisogna pensare, certo Modigliani è un esempio molto semplice da fare perché è un'eccellenza italiana, è un pittore conosciuto in tutto il mondo, ma bisogna anche pensare a delle storie che vadano bene dappertutto. Faccio un esempio per tutti: Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese era una storia che infatti è stata venduta in tutto il mondo, che poteva succedere a Roma, come a Madrid, come in Brasile, come dovunque. Bisogna pensare a quel tipo di progetti, cioè storie che possono avere un pubblico internazionale. Lei manca molto alla TV. La TV a lei manca? Guarda, sono veramente tanto impegnata, per cui non mi manca, comunque la televisione è nel mio cuore, mi piace, e è il motivo per cui io ho tante competenze, la possibilità di fare tante cose perché ho fatto tanta televisione. Però diciamo, in questo momento della mia vita sono molto impegnata dal punto di vista ecoproduttivo, tra l'altro adesso sono impegnata in una produzione cinematografica, ma io organizzo 3 eventi di cinema, uno in Spagna, uno in Serbia e uno a Marettimo, che sono molto assorbenti, molto impegnativi, proprio perché c'è una costruzione dell'evento che dura tutto un anno, quindi sono realmente molto occupata. La vedremo mai a Ballando con le Stelle? Guarda, non credo, perché noi abbiamo fatto questa scelta, io e le mie sorelle, proprio all'inizio della nostra carriera, perché all'inizio della nostra carriera più volte abbiamo fatto delle cose insieme e ci hanno preso in giro tutti, addirittura il trio fece un'imitazione che poi è stata rivista 1000 volte al Festival di Sanremo, e da quel momento abbiamo deciso che mai saremmo andate insieme da qualche parte.